Buongiorno, ci troviamo nella boutique del corso di Roberto Gualino. Roberto Gualino, il titolare, è l'assessore al commercio e ha molte altre deleghe che poi lui ci dirà, che sono talmente tante che io non ricordo. Ciao Roberto, vedo che il negozio è stato rinnovato, ma com'è andata questa apertura? Dimmi qualcosa. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che ieri con molti colleghi abbiamo provato a ripartire. Insomma, sembra che la gente ha voglia e comincia a essere interessata. È chiaro che sarà un momento in cui bisognerà avere pazienza, aspettare. Noi a Trino ci siamo forniti di tutti i dispositivi per la sicurezza nostra e dei clienti, grazie anche all'amministrazione che ha fornito sia le colonnine che i gel e le mascherine per poter proseguire e riniziare il nostro lavoro. Grazie, e i clienti ne sono venuti? Sì, hanno cominciato, i clienti soprattutto hanno un po' di curiosità, vogliono capire, girano, tanti sono anche 2 mesi che non uscivano, quindi la curiosità c'è, speriamo siano anche le condizioni economiche per lavorare. Buongiorno, ci troviamo nella gastronomia Martinotti di Trino. E qui abbiamo il titolare, il signor Massimo Martinotti, conosciuto come Max. Max, com'è andata? Per voi bene, penso, perché voi non avete mai chiuso, ma come avete vissuto questo periodo? Noi abbiamo vissuto abbastanza bene, lavorando, oddio, un po' malamente perché, insomma, noi inizialmente eravamo messi un po' in secondo e terzo piano perché il nostro settore non è proprio primario come la frutta e verdura, come la macelleria, come il supermercato. Inizialmente un po' meno. Però poi pian pianino diciamo che siamo arrivati a un 70%, che rispetto a persone che avevano la serranda abbassata è una grossa fortuna per me. E io posso dire di essere abbastanza ottimista in questo tipo di situazione, nonostante ci siano mille problemi che pian pianino lentamente affronteremo. Con la riapertura di ieri, con la ripartenza di ieri, avete notato dei miglioramenti, più gente? Com'è stato? Ma direi di no, un miglioramento abbastanza stazionario, ovviamente vediamo un po' più di gente in giro, questo ci fa piacere, e io di solito che vado a camminare nel pomeriggio ho visto tante famiglie, tanti bambini e questo è confortante, quindi chissà che lentamente ritorniamo, non dico alla normalità, ma almeno a convivere con questa cosa, però con serenità, non con la paura, secondo me. Grazie, grazie Max. Prego, E prego. grazie anche alla moglie, a Jose Colucci. Prego, prego. Ci troviamo all'interno della gioielleria Sali, una nota gioielleria di Trino. La gioielleria Sali ha aperto nel 1959 e ha festeggiato lo scorso anno i suoi primi 60 anni. Giancarlo Sali è una persona molto professionale e consiglia sempre in modo ottimo il cliente mettendolo a proprio agio. Giancarlo, com'è stato questo periodo di lockdown? So che voi non chiudete quasi mai e questi 2 mesi, insomma, devono essere Sono stati. stati, infatti, Marilino, sono stati decisamente complicati. Primo perché, come tu hai anticipato, noi cerchiamo di dare un servizio cliente in maniera continuativa nell'arco dell'anno, quindi i nostri periodi di chiusura sono sempre abbastanza limitati. E fermarsi per circa 70 giorni non è stata una cosa semplice. Non è stato semplice perché, ovviamente, come tutte le cose che ti vengono imposte, dall'oggi al domani sono sempre complicate da gestire, a differenza di quelle ovviamente programmate. Per cui oltre alle difficoltà di non lavorare per 70 giorni c'è anche il fattore psicologico che comunque sicuramente non ti dà un aiuto. Fortunatamente da 2 giorni abbiamo riaperto, siamo riusciti a riaprire l'attività con tutti i crismi legati alle norme per la protezione nostra e dei nostri clienti. E devo dire però che è stato un inizio decisamente soft,
soprattutto ieri abbiamo visto veramente poca gente, oggi qualcosina in più. Non è che mi aspettassi code davanti al negozio, però dopo, ripeto, circa 70 giorni di chiusura, pensavo di lavorare con il classico intervento di manutenzione sull'orologio, la pila, il cinturino, cose di questo genere. E invece sembra quasi che il lockdown non sia ancora terminato. Però diciamo che è concepibile e è comprensibile che le persone siano ancora un pochettino spaesate dopo aver passato tutti questi mesi praticamente da recluse. Noi, come ti ho detto, siamo riusciti ad aprire con tutti, seguendo tutto il protocollo per la protezione nostra e dei nostri clienti, e questo siamo riusciti a farlo grazie anche all'aiuto del Comune di Trino, capitanato dal sindaco Daniele Pane, che ci ha fornito tutti i presidi necessari per poter aprire in completa sicurezza e nel rispetto delle norme dei vari decreti, sia quelli ministeriali che quelli della Regione Piemonte. Poi volevo ringraziare anche la OCT, volevo ringraziare l'ASCOM e volevo ringraziare tutte le associazioni di volontari trinesi che in questi mesi veramente ci sono stati vicini, non ci siamo sentiti abbandonati, ma ci siamo sentiti coccolati con la fornitura delle mascherine, con i continui messaggi rassicuranti e che elencavano ciò che si poteva fare e ciò che non si poteva fare. Un grandissimo lavoro che non credo sia stato fatto in nessun'altra città. Per cui a tutte queste persone che in questi mesi difficili e complicati hanno fatto un lavoro incredibile, va un mio grande abbraccio virtuale e un ringraziamento enorme veramente per tutto il lavoro che hanno fatto. Un grande grazie. Grazie a voi.